Allora, eccoci ritornati dopo la pausa caffè, con una sessione piuttosto intensa, ma intensa anche dal punto di vista del tempo, perché abbiamo, diciamo, non moltissimo tempo. Ci staremo anche con una minima discussione, però sappiamo che poco dopo le 6 questa sala verrà chiusa completamente, rimarremo a dormire qui se non finiamo prima, per cui riusciremo a stare dentro i tempi. Allora, presento in rigoroso ordine alfabetico le relatrici che aprono questa seconda parte della sessione pomeridiana, che sono Simona Busni, che saluto con piacere, insomma, perché è una laureata dell'Università della Calabria, ha fatto il suo percorso anche all'interno dell'università, anzi, la conosciamo da molto tempo. I suoi interessi di ricerca si sono concentrati da una parte su una questione teorica del melodramma, dall'altra su una serie di forme del cinema italiano che poi sono confluite sull'indagine su alcuni autori, in particolare Antonioni. Ricordo solo il suo libro Michelangelo Antonioni, L'alienista scettico, che è stato libro vincitore del premio Limina nel 2019, e che insegna, è ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Catania. Professoressa ordinaria dell'Università di Catania, sempre il Dipartimento di Studi Umanistici di Cinema, Fotografia e Televisione, è Stefania Rimini, i cui orizzonti di ricerca sono vari, ma ci sono alcuni molto forti, a partire dalla relazione tra cinema e teatro, ma non ultimo anche sui sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale. Ora, loro presenteranno una relazione che è già il titolo. Crea tutta una serie di curiosità fuori e dentro di sé sulla mistica meridiana. Allora, vi lascio la parola. Grazie Daniele, grazie a tutte e a tutti. Sarò breve sui ringraziamenti perché il tempo è tiranno, ma per noi è davvero un grande piacere essere qui, anche perché di fatto è il primo incontro in presenza dopo 2 intensi anni di progetto di ricerca, però vissuto intrappolati dentro i nostri schermi. E tra l'altro per me e Simona si tratta della prima verifica di quello che proviamo a definire un nuovo paradigma, peccando un po' di presunzione, ovvero quest'idea della mistica meridiana che si inquadra in una delle traiettorie che l'unità di ricerca di Catania sta pedinando all'interno del progetto Archivi del Sud, che ha a che fare con il tema più generale della performatività del rito. All'interno di questo capitolo stiamo cercando di tenere insieme un possibile asse integrato che riguarda nello specifico la digitalizzazione, l'esplorazione di alcuni fondi custoditi a Bologna con un MUVIS, l'indagine intorno a un corpus di film di non fiction è un'esplorazione, all'atere di un patrimonio fotografico che ha molto a che fare con quanto ci ha preceduto e quindi speriamo poi comunque ci sia tempo di dialogare. Cosa avremmo voluto fare oggi? Avremmo tentato e voluto tentare di declinare questo possibile paradigma della mistica meridiana a partire da 2 film, La Taranta di Mingozzi e Stendhalì di Mangini. Per ragioni di tempo penso che ci limiteremo all'affondo solo sul primo, e quindi sarà soprattutto Simona a reggere il peso di questa conversazione. Io provo a dirvi soltanto un paio di questioni. Il nostro obiettivo sarebbe operare una mappatura dell'apparato di gesti rituali presenti all'interno del corpus cinematografico che stiamo via via esplorando, individuare delle coordinate geosimboliche possibilmente correlate a questi gesti rituali, nel tentativo di recuperare alcune impressioni comunitarie e alcune situazioni insieme perturbate e perturbanti. Naturalmente l'obiettivo ultimo è tentare di indefinire alcuni possibili attributi delle mistiche meridiane che, le tarantate e le lamentatrici evidentemente ci consentono di derivare secondo schemi diversi, ma probabilmente complementari.
Quindi io, se ci sarà tempo, proverò a aggiungere delle note di chiusura legate a il caso di Stendalì e di Mangini, però davvero sappiamo di aver già forzato un po', essendo in due, e non vogliamo assolutamente sottrarre tempo alle altre relazioni. Quindi io darei la parola a Simona, che cercherà di guidarvi all'interno di questo tentativo, e poi forse la riprenderò dopo. Vai. Grazie Stefania, grazie Daniele, grazie agli organizzatori di questo bellissimo convegno. Ora, mi tocca un po', ecco, cercare di farvi capire che cosa vogliamo intendere con questo termine mistica. In passato ci è capitato di operare anche delle mappature, per quanto precarie, che riguardano di più il comparto fiction, tra virgolette, quindi un po' alla ricerca che quella che Giovanna Grignaffini ha definito una diversa fenomenologia della grazia. Ci siamo occupati un po' di questi personaggi più legati all'ambito finzionale. Non so se nel caso della mistica meridiana possano valere le stesse prerogative applicabili ai personaggi di fiction, quindi a quell'impasto iconografico che ingloba le martiri eroiche delle prime decadi, le sante ordinarie neorealiste, le madonne a due volti del melodramma e tutte le cosiddette varianti trasparenti rosselliniane, dalle madri interpretate da Anna Magnani alle estranee straniere di Ingrid Bergman. In particolare, diciamo, a parte quello che ha già anticipato Stefania, la nostra indagine si rivolgerà all'aspetto performativo rituale. Qui vediamo chiaramente i riferimenti dei martiniani, che sono fondamentali a livello di incrocio di prospettive. Dunque, all'aspetto performativo rituale e al modo in cui il corpo femminile si attesta anche in questi casi come protagonista di un mutus metamorfico eterno, connesso soprattutto al divenire, che lo inquadra in uno spazio incontestabilmente di soglia, se ne è parlato tanto oggi, tra tutta una serie di dimensioni opposte, quindi stasi e movimento, orizzontalità e verticalità, presenza e assenza, identità e alterità, vita e morte, passo e danza, voce e silenzio, visibilità e invisibilità. Io parto da alcuni spunti, da alcune suggestioni. Questo è quanto scrive Lucy Rigare nel saggio Donne Divine. L'amore che lega la donna a Dio viene descritto come un cammino in divenire verso la perfezione, in cui è necessario restare pianta, fioritura, radicata nella terra umida eppure non assente dal cielo. Questa metafora botanica ordita dalla scrittura della filosofa dà corpo ad un pensiero di spiritualità svettante, associato appunto a queste figure femminili metamorfiche, un po' indomite, luminose, folli, inclini ad autodeterminarsi in uno slancio di libertà contrassegnato dalla centralità del corpo, radicanti in un senso che forse solo apparentemente contrasto con quanto scrive Simone Weil in L'ombra e la grazia, quando afferma che è necessario sradicarsi socialmente e vegetativamente, esiliarsi da ogni patria terrestre, produrre irrealtà. Ma sradicandosi si cerca più realtà. Comunque le si voglia intendere, radicate o sradicate, il mistero delle donne divine aderisce all'opacità di una serie infinita di ritardi e di mancanze che le confinano in un interludio cosmico popolato di immagini strane, di informità, impotenza, alterità, sovraumanità, animalità, mostruosità e doppiezza. Non a caso Irigaray cita il mito di Melusina, la donna serpente, la sirena, le cui passioni hanno a che fare con il fuoco e con il ghiaccio, la luce e la notte, l'acqua e l'immersione, la terra e la scoperta o la perdita del sole, la respirazione in ciò che essa ha di più profondo, di più segretamente vivente. Scrive la filosofa, le nostre passioni si trasformano e ci trasformano in fenomeni acquatici, celesti, solari o vulcanici, illuminati o notturni, palpitanti o latenti. Per avvicinarsi un po' all'accezione più genuinamente meridiana della vicenda, alla ricerca appunto delle tracce cinematografiche che ci consentono di incrociare questa orbita demartiniana, è necessario prima, come vi dicevo, spiegare cosa vogliamo intendere. Cos'è la mistica, di chi o di cosa si tratta? Secondo Luisa Muraro, che riprende al riguardo le considerazioni sulle origini del sostantivo riportate in Fabula mistica di Michel de Certeau,
L'interrogarsi sulla problematicità di questa parola, in qualsiasi modo la si voglia intendere, implica un movimento lungo i confini di una clamorosa estromissione, quindi un vero e proprio interdetto culturale venuto da un ordine del discorso unilaterale perché mancante del senso libero della differenza femminile. L'impressione è che la categoria non sia mai completamente dissociabile da controversie di natura linguistica, come se la figura della donna mistica debba poter essere identificata soprattutto a partire dal suo straripante modo di rapportarsi alle parole, al silenzio, in un'accezione che paradossalmente esula da tutto ciò che siamo soliti ricondurre alla trascendenza. In gioco vi è piuttosto la contingenza e quindi la necessità anche di raccontarsi in qualche modo, di rendere conto di una relazione con Dio, con il sacro, attraverso una lingua più vera, autentica, comprensibile, una sorta di eco della voce materna, un controcanto alla melodia portante della Sacra Scrittura, che non sia espressione diretta di un potere autoritario o di una mediazione codificata, come quella della Chiesa con il latino. Persa un po' tra l'essere e il significato, tra le cose e la loro rappresentazione, la donna mistica è in sé medium, capace di farsi mediazione vivente, quindi passaggio per ciò che è indicibile, di risvegliare nel reale il suo possibile, di annientarsi in una tensione animale straripante che si esprime al ritmo di una lingua altra, misteriosa, simbolica, arcaica e che incarna una forma di rivendicazione nonché di cura contro i conflitti psicosociali non risolti. Alla luce di quanto detto finora, rifacendomi a quanto ci raccontava magnificamente Simona nel suo intervento, molto illuminante, riprendendo il titolo di un celebre fotodocumentario di Chiara Samgheo, del gruppo di cui ci parlava Simona, potremmo classificare le mistiche del cinema meridiano come invasate. Termine che ci parla evidentemente di transiti, di ingressi, anche di fuoriuscite, evidentemente. I loro corpi mediani e meridiani, attraverso il canto e la danza, sembrano quasi dare voce all'alterità di un paesaggio che lo sguardo del cinema rivela in tutto il suo spessore mitico, come ha notato tra gli altri Sandro Bernardi, rifrangendo i margini del rapporto interno-esterno in nuove prospettive di riflessione. Nel caso specifico del tarantismo, si tratta di donne contadine, pertanto culturalmente aliene, remote, radicate alla terra in un senso simbolico ma soprattutto fisico e allo stesso tempo escluse dall'ordine culturale e sociale dominante, relitti resistenti, subalterne deliranti, che si esprimono in un linguaggio mitico-rituale, per certi versi incomprensibile, e che manifestano i tratti eccezionali della loro diversità attraverso questi comportamenti ripetitivi, con cui si riappropriano di un vecchio trauma irrisolto, spesso a sfondo amoroso, da cui rimorso, ritorno del cattivo passato, sintomo chiuso, cifrato, passivo, non immediatamente riconoscibile, ponendovi rimedio e sventando in tal modo il rischio dello smarrimento della presenza. Al centro di questo vibrante esorcismo ordinatore, che come è noto si combatte a suon di armi coreutiche, melodiche e cromatiche, evocanti diversi contenuti critici individuali, vi è questo singolare rapporto mistico, non saprei come definirlo altrimenti, tra la donna e la taranta, quindi un'entità metastorica, una e plurima, mito unificatore, simbolo egemonico, vero e proprio monstrum sovraumano che invade l'umanità della vittima prendendo possesso della sua identità. Qui c'è un lungo passaggio da De Martino di cui vi leggo solo questa parte. La taranta morde nella stagione estiva, ma è possibile che il morso patito nel corso di un'estate si risvegli nell'estate successiva e rimorda, segno che la taranta è ancora viva o che ha trasmesso la sua eredità a sorelle, figlie, nipoti, secondo quanto non si ricava dalla letteratura antica ma dall'indagine etnografica. La taranta porta talora un nome di persona, si chiama signorina Faustina o signora Caterina oppure semplicemente signora Tarantola, in quanto persona a carattere e inclinazioni. Insomma, la taranta si atteggia proprio come uno spirito che possiede e che l'esorcismo controlla. Verrebbe da dire, consentitemi,
che la Taranta in realtà si atteggia quasi proprio come una donna, non a caso ha nomi femminili, e da lei discendono prolifiche catene genealogiche verticali di altrettanto velenose discendenti, e che attraverso il corpo Taranta della medium, qui vediamo le foto di Franco Pinna, a cui faceva accenno anche Simona, attraverso il corpo Taranta della medium scatena un vortice di passaggi identitari salvifici che dischiudono l'incomunicabilità nevrotica personale all'interno di un dispositivo di sicurezza a carattere culturale, quindi anche artistico, creativo, fecondo, favorendo la reintegrazione del soggetto. Il senso più mistico di questa singolare possessione, dietro cui chiaramente si dischiude una pletora di riferimenti storici, mitologici, teologici che non ci è possibile minimamente richiamare, riguarda probabilmente proprio il corpo femminile, che nel simbolismo della mediazione assume la postura acrobatica della contingenza, di chi può esistere anche fuori di sé, come altro, restando in equilibrio sui bordi del non detto, dell'assenza, della mancanza, dell'impossibile. Un privilegio evidentemente esorbitante, vertiginoso, abissale, forse ce l'hanno solo le sante, che in qualche modo però rimbalza anche verso lo sguardo dell'osservatore etnografo in cerca di espiazione, lo dice chiaramente De Martino citando Lévi-Strauss, e del resto lo stesso Mingozzi descrive l'operazione documentaria sul Sud nei termini di un riscatto dalla colpa della propria alterità. Altro passaggio. Il simbolo della Taranta presta figura all'informe, ritmo e melodia al silenzio minaccioso, colore all'incolore, in un'assidua ricerca di passioni articolate e distinte, lì dove si alternano l'agitazione senza orizzonte e la depressione che isola e chiude. Offre una prospettiva per immaginare, ascoltare e guardare ciò per cui si è senza immaginazione, sordi, ciechi, e che tuttavia chiede perentoriamente di essere immaginato, ascoltato e visto. Evidentemente il cinema meridiano si pone come ulteriore membrana di mediazione in questo palinsesto visivo già fortemente stratificato, sia secondando in toto l'istanza demartiniana, sia sperimentando molto a livello di immagine, di montaggio. Nel caso della prima parte di La Taranta, l'esterno, il paesaggio salentino, come vera e propria terra desolata, arida, immobile, in cui la vita sembra essere letteralmente assente, la voice over con le parole di Quasimodo dice spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l'uomo cammina sui lentischi e sulla creta. Dunque, in questa prima parte Mingozzi alterna alle panoramiche orizzontali sulle distese e sui ruderi immagini vagamente deformate, movimenti di macchina che simulano dei punti di vista innaturali, producendo, passatemi il termine, degli scarti, dei passaggi sottilmente ambigui, in cui le parole della voiceover creano un contrappunto tra la dimensione, ad esempio, minerale delle statue e quella animale del racconto. Gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti. L'impressione è quella che il regista voglia dare corpo filmico all'alterità del tarantismo e del paesaggio, simulando la sua entrata nella terra del rimorso e dando una profilazione ritmica allo spirito del ragno. E infatti la distorsione sembra acuirsi laddove subentra il sottofondo della tarantella. Ancora la voce dice è terra di veleni, animali e vegetali, qui esce nella calura il ragno della follia e dell'assenza, si insinua nel sangue di corpi delicati che conoscono soltanto il lavoro arido della terra, distruttore della minima pace del giorno, eccetera eccetera. Piccolo inciso: anche nell'episodio Le Tarantate, diretto da Mingozzi all'interno del collettivo Le Italiane e l'Amore, la vicenda della vedova bianca tarantata Nunziatina, che è voce narrante in quella che si profila, si configura un po' come una restituzione, se non altro più ironica, dell'esperienza mistica, ci viene mostrata appunto la vicenda, proprio la possessione, la tarantella, il rito, come ultimo punto di fuga a seguito di un incipit labirintico tra i vicoli ciechi del paese, un'ideale anticipazione degli esiti vertiginosi del rito che coinvolge ancora una volta lo sguardo dell'osservatore. Tornando alla Taranta, la vera metamorfosi ovviamente è quella raccontata nella seconda parte, ambientata nelle case in cui hanno luogo i riti, e
E anche in questo caso i confini risultano mischiati. E tutto ciò che è propriamente interno si prolunga in una messa in abisso vorticosa che ha come ultimo margine il corpo invasato della tarantata. La macchina da presa ce lo mostra in tutto il suo mistero metamorfico di ombra in transito, assecondando ogni sua acrobazia, l'entrata in scena dietro il sipario della tenda, il serpeggiare, gli archi isterici, i caracolli, i saltelli, le cadute. Corpo taranta, sì, ma allo stesso tempo frenetico corpo strumento, pronto ad accordarsi ai diversi richiami musicali, ad instaurare tutta una serie di dialoghi invisibili con la musica, i colori e in ultimo perfine con l'effigie di San Paolo. A questo proposito, appunto, la questione della mediazione del santo e della Chiesa in generale incarna, secondo De Martino, la fase in statu moriendi del fenomeno. E infatti l'ultimo transito delle tarantate verso la Cappella di Galatina, che vediamo anche nel documentario, perde qualsiasi tensione mistico-dinamica, risolvendosi in un triste naufragio di corpi che provano a riscolpire la scena del rito, senza riuscirci. Interdetta, la voce dice, interdetta dalla pietà cristiana, la musica e la danza, disarticolata la disciplina del ritmo e della melodia, moltiplicate le possibilità di contagio di queste frane della psiche tra il formicolio delle ammalate, quello che poteva sembrare coreografia o folklore entra ora nel campo della pura neurologia. Chiaramente l'immagine a questo punto si distende, si appiattisce, torna in equilibrio. Non è più un'immagine posseduta. Le ombre perdono ogni foga pietrificandosi nella posa di larve inquiete emerse dal regno dei morti, mute, sconfitte. E anche nel reportage di Samugheo, interiormente ambientato nella Cappella di Galatina, è la posa a dominare. Poi ci sarebbero tutta una serie di questioni sulla prossimità e anche il problema della frizione con il testo di Tadini dell'articolo, ma mi fermo qui. Svanito il clamore del mito, resta soltanto la realtà. E infatti Mingozzi chiude con un malinconico esterno notte che documenta semplicemente la festa, diciamo, di paese. Solo una battuta per chiudere. Alla lunga, quello che ci interessa verificare all'interno di questo percorso di ricerca è l'attrito fra corpi e luoghi, tra pratiche e sguardi, nella convinzione che sia arrivato il momento di smascherare tutte le forme di sessualizzazione del rito per recuperare la dimensione scandalosa di queste forme di restituzione cinematografica e non, che probabilmente rispondono alla categoria di performative realism, che potrebbe essere un ulteriore aggancio per chiudere il cerchio di queste osservazioni, di questi pedinamenti dentro e fuori il corpo delle mistiche. Grazie. Allora, grazie a Simone e Stefania anzitutto per aver cercato di concentrare, no? un intervento che era sicuramente molto corposo anche nel confronto tra i due film, ma anche perché in realtà questo percorso sembra aprire, comunque offrire il fianco a una serie di collegamenti con la questione dei gesti. Bisogna dei gesti della sopravvivenza, dei gesti dell'anacronismo legato ai gesti che l'immagine che voi avete evocato apre senz'altro. Allora, siamo adesso Giovanna Santaera, assegnista di ricerca presso l'Università di Catania. La sua ricerca si occupa in questo momento della mappatura dei fototesti. Ancora una volta c'è un lavoro che allarga la questione dell'immagine a tante altre forme, a tanti altri supporti. E Giovanna presenta un intervento che si intitola L'esteriorità interiore dei volti e dei corpi di Sicilia, Mingozzi, Saitta e i fratelli italiani. Ci siamo. Allora, mi accodo anch'io ai ringraziamenti a Martino Federico, Augusto Sanati, Massimiliano Gaudiosi per avermi accolto all'interno del convegno, e ringrazio anche il progetto Archivi del Sud, in particolare Stefania Rimini, Lucia Di Girolamo e Milo Adami per
la condivisione della raccolta dati del loro lavoro di costruzione della piattaforma digitale del progetto. Non faccio parte del progetto, però ho avuto modo di lavorare con loro e seguire i risultati della mappatura, ecco, dei dati. Quindi il titolo del convegno è il contatto con la metodologia del PIN, che è fondata soprattutto sulla, come accennava prima Stefania Rimini, per la costruzione, no, della piattaforma digitale, su una comparazione concettuale, diciamo, dei dati raccolti in termini di opere, ma non solo, e poi l'attraversamento attraverso delle parole chiave. Quindi questa idea mi ha dato la possibilità, anche insieme al confine, all'idea, cioè, scusatemi, al titolo del convegno, no, Transiti e Confini, di pensare alla loro circoscrizione, no, 48-68, ma anche al loro divenire nel tempo. Per cui dalla nostra esperienza, poi soprattutto alla luce anche, no, della nuova trasmissione di questi materiali, ci consente di cogliere delle differenze, delle connessioni o dei motivi di permanenza di questa produzione, come diceva poco fa Daniele. Sugli oggetti di studio, questo attraversamento mi ha dato l'opportunità di mettere in relazione e rivedere dei titoli a me già noti, approfondendo però il binomio pubblico-privato come relazione fra interno e esterno, interiorità e esteriorità, attraverso poi le parole chiave, appunto, di Corpi e Sicilia, che accomunano le opere che ho selezionato, semplicemente associandole già a partire dal database. L'idea di paesaggio meridiano, a cui mi riferirò all'interno praticamente della nostra esplorazione, è un po' quella che è stata avanzata da Roberto De Gaetano nel suo, diciamo, nell'ultimo volume a cura di vari autori, sull'idea di paesaggio performativo, in cui l'autore descrive, diciamo, questa idea di paesaggio meridiano come un ritaglio di micromovimenti umani, diciamo, e non, su cui vedremo però come declinare questa idea di paesaggio allora performativo, cioè come si è declinata. Cercherò quindi di adottare la metodologia del PRIN per una verifica del suo intanto portato euristico in termini comparativi su tre casi studio, che sono Sicilia alla dritta dei fratelli Taviani del 58, Col cuore fermo Sicilia di Mingozzi del 65, che ritorna, e la serie Volto di Sicilia di Saitta, realizzata fra il 51 e il 69. L'opera Sicilia alla dritta del 58, per dare alcune note di contesto per chi non conoscesse queste opere, segue di pochi anni l'esordio dei fratelli Taviani, che si colloca nel 44 con nel 54 con Saminiato, luglio 44, con la collaborazione allora di Zavattini, che è un nome oggi che ritorna, dopo gli esperimenti neorealistici a livello teatrale, di cui si erano resi protagonisti, e una serie di corti documentari negli anni 50, che sono stati definiti come corti più o meno sociali e comunque posti al di là del cinema di militanza, pur essendo stati elaborati con Valentino Orsini, che era un partigiano di estrazione popolare, da cui i due fratelli si avvicinano al mondo, ecco, popolare, e con cui avevano costruito a Pisa e poi anche a Roma, dapprima, diciamo, un contesto di promozione del cinema e poi di produzione. Sostanzialmente insieme, diciamo, a Orsini, diciamo, iniziano l'esplorazione anche a sud. Oggi si è parlato di viaggi, no, di persone che non vivono al sud di fatto, ma che lì vanno, diciamo, a cercare di comprendere, come diceva poco fa in una chiacchierata anche Milo Adami, che cos'era il sud. Avevo perso il filo. Si tratta, per quanto riguarda Sicilia alla dritta, di un excursus intanto, per il tramite narrativo di Ignazio Buttitta, di un'esplorazione delle condizioni di vita e dei rapporti di forza esistenti sull'isola, dalle campagne ai villaggi, passando per i contesti cittadini e operai, con un focus poi sulla morte del sindacalista Salvatore Carnevale, fino poi alla politica regionale siciliana. Questo per darvi un'idea degli attraversamenti dell'opera. In quasi nessuna però delle raccolte di studi sulle loro filmografie, nemmeno negli elenchi dedicati ai documentari con Orsini, quest'opera è citata, probabilmente per via del carattere marcatamente comunista dell'operazione commissionata dal Comitato Regionale Siciliano del Partito per la promozione nelle elezioni. La cosa che mi ha stupito è vedere in un recente volume di Carlo Carotti, destinato alla ricostruzione del cinema comunista e socialista in Italia, all'assenza anche lì di questo prodotto. Però c'è da dire che anche la sua dimensione forse di corto, il giudizio anche dei fratelli
italiane sulle opere di questo periodo probabilmente ha prodotto, diciamo, una sorta di oblio. Eppure Sicilia alla dritta, sebbene sia pregna di una certa retorica comunista, soprattutto, diciamo, nell'ultima parte, anche se questa stessa retorica è poi correlata al trattamento materiale, diciamo, del film, contiene in sé molti elementi presenti già nella produzione, diciamo, precedente, che verranno sviluppati da Fratelli Italiani in tutta la loro produzione, cioè con cifre differenti. Mi riferisco soprattutto al rapporto tra polarità positive e negative, fra politica, potere, bisogni e desideri umani, che sono sia di tipo biologico che storico, ma non soltanto nell'opera dei Taviani. E poi nell'attraversamento, diciamo, partendo dai passaggi in senso ambientale, diciamo, natura, cultura ed energie creative e mediatrici coinvolte, che saranno tante. Quindi è possibile far risalire a questa produzione, a questo prodotto in particolare, un ruolo almeno di primo piano, anche per le relazioni procedurali e contenutistiche, col primo film dei Fratelli Taviani, che è Un uomo da bruciare, del 62, dove la storia del sindacalista Salvatore Carnevale diviene, diciamo, praticamente centrale, ma che nasce da quell'esperienza. Il film Col cuore fermo Sicilia di Mingozzi, che è stato Leone d'Oro a Venezia, ha avuto anche questo delle difficoltà, ma alle origini. Di fatto, diciamo, è il film di cui parlava prima Simona, nel suo intervento, cioè quel film dedicato a Danilo Dolci, che viene di fatto bloccato dal produttore della Rendis una volta viste le immagini che Mingozzi aveva girato in Sicilia, e che lo costringono a tornare sull'isola a riprendere nuovo materiale, oltre che a raccoglierne di altro, vedremo quale, e a produrre un'inchiesta narrativa documentaria, anche qui sulle condizioni storiche umane dell'isola, che virano però sul piano culturale tramite la collaborazione ricercata da parte praticamente di Mingozzi, questa volta di Sciascia, che ne ha fatto con il suo testo, un vero e proprio poema visuale, secondo Goffredo Fofi, però nella relazione con le immagini. È proprio nella relazione fra immagine e testo dello scrittore siciliano che nasce l'idea del titolo, nella scena in cui lo stretto di Messina viene ripreso è ricordato come la linea che taglia le speranze, i desideri di un mondo, che va osservato in quel modo, cioè con il cuore fermo e gli occhi lucidi. Un vero saggio fisico-poetico, come è stato definito, con un risultato simile a quello dei Taviani, almeno sul piano della narrazione, tenendo conto dello spostamento chiaramente già temporale in avanti. In particolare sull'imprevedibile varietà e unicità, in positivo e negativo, dei luoghi siciliani, dei tipi umani, dei poteri sull'isola e delle condizioni di vita. Anche qui collocati in una storia più grande, che sia, diciamo, di tipo ancestrale, locale, nazionale o internazionale. Dell'autore Brunetta già nell'88 ne evidenziava per questo la capacità di restituire, anche con una sola immagine, un senso di profondità di rapporti complessi fra soggetti, oggetti, discorsi, tempi o spazi, o per usare le parole di Obici per questo film, di scandagliare il risvolto siciliano e non, oppure addentrarsi tra le pieghe putrescenti del corpo malato della nazione, diceva Sebastiano Gesù, con un equilibrio fra pubblico e privato e una tensione sempre viva fra sensibilità e distanza critica, secondo Gili. Un modello di racconto che si struttura in tutti i suoi film, come ha spiegato Cattini, fra la scena dell'azione e la substoria, ovvero il luogo dell'osservazione, in cui matura il giudizio per lo spettatore che importa all'autore. Volto di Sicilia verrebbe all'inizio, perché abbiamo parlato del 1951, però in realtà è solo il primo episodio a essere girato nel 51, mentre gli altri 9 sono del 61-69, rappresentando una summa dei precedenti e rilanciando in nuove vesti le questioni dei primi. Saitta è l'unico siciliano fra i tre, però in realtà lavora praticamente a Roma. Con la politica, tra l'altro, rispetto ai primi due, Saitta cerca una collaborazione per valorizzare la cultura e il riscatto dell'isola, e gli episodi, soprattutto gli episodi sono dedicati ai più dei primi, chiaramente ai cambiamenti industriali, turistici e antropologici legati al boom economico, ma non rinunciano per questo a descrivere la condizione dei lavoratori nelle miniere, l'arretratezza dell'entroterra e gli effetti, per esempio, del terremoto del Belice, questioni di ordine politico-economico, il confronto fra la dimensione anche qui regionale e internazionale, attraverso una lunga raccolta di immagini che costituiscono, diciamo, di fatto un archivio, anche qui però come i precedenti con un lavoro sulla messa in scena, però questa volta in chiave ironica, anche se per instillare degli interrogativi. I Taviani si avvicineranno a questa polarità molto più là nella loro produzione. Per una forma di comunicazione nuova, quella, diciamo, della cinerivista, della giornalista,
artistica che definiva lui avvincente e appassionante, quindi con l'idea del coinvolgimento anche qui dello spettatore, anche se con una chiave completamente diversa. Ciò che resta rispetto agli altri autori è soprattutto lo stesso spirito epico verso il cinema e la Sicilia. Come somma di tante storie positive e negative, Saitta si chiedeva volto volti a proposito della Sicilia, e racconta anche lui della ricchezza e dell'ostilità dell'ambiente, le profonde mutazioni umane, biologiche e sociali, il ruolo dell'artista intellettuale, il desiderio di trasmettere una conoscenza storica universale che muova la partecipazione contro le discontinuità del presente. Gli attraversamenti e spunti, diciamo, da queste opere, ho fatto qui un excursus generale perché chiaramente andrebbero sviluppate in maniera molto più ampia, possono ruotare però, secondo me, allora intorno a quattro nuclei d'analisi, che sono, diciamo, praticamente, da una parte l'idea delle drammaturgie intermediali, vedremo, diciamo, in che cosa possono, diciamo, ecco, consistere, il lavoro sulle percezioni, sulle polarità di interno e esterno, in maniera apparentemente lineare, di cui stamattina si è ampiamente, diciamo, parlato, infatti bypasserò questa parte, e poi sull'idea, diciamo, di elaborazione di alcuni campi di transizione e sul lavoro sulla non sensorialità. Per quanto riguarda, diciamo, le drammaturgie intermediali, esplorando quindi la parola chiave corpi in maniera, diciamo, comparata, le tre opere sono accomunate in prima istanza un approccio intermediale stratificato, che non è da riferirsi solo all'uso di un medium in un altro, ma un lavoro drammaturgico di progettazione, performativo di riprese, di prefigurazione nel montaggio e riconfigurazione delle opere nel tempo, oltre che di trasmissione già, perché riutilizzano spesso, diciamo, delle opere già o degli archivi di immagini o altre opere. C'è sicuramente una prima lettura in maniera abbondante in tutte le opere, riuso di dispositivi mediali di differente natura, tanto nelle collaborazioni che nella realizzazione: canti popolari, letteratura, fotografia, giornalismo, televisione, iscrizione e cultura popolare, materiali amatoriali già ripresi, e ciascuno di questi meriterebbe un approfondimento, ma qui ci concentriamo su alcuni esempi. A proposito dei fratelli italiani, Marco Bertozzi, nella sua storia del documentario, aveva sottolineato come la componente verbale e letteraria di accompagnamento di Ignazio Buttitta riduca la portata di Sicilia alla dritta. Eppure lo storyboard iniziale del cantastorie, che prefigura il topos esagerato nel cinema dei fratelli italiani per l'enfasi e l'utopia della recitazione, incornicia a monte le sequenze successive, che sommariamente riguardano il rapporto fra il popolo e i vari poteri forti, individuali, mafiosi e politici, e la serie poi di morti che culmina col sindacalista Salvatore Carnevale e poi l'invito finale alla lotta. Ma in questo modo cuce il rapporto sensoriale fra la realtà ripresa, che attraversa, diciamo, spazi e classi sociali via via, le diverse forme della narrazione adottate e gli spettatori, attraverso un'incarnazione esplicita anche nel linguaggio, non vi posso riportare, diciamo, chiaramente tutti gli esempi, in molti passaggi e con delle continue immersioni, diciamo, poetiche, cioè di costruzione rispetto alla cornice del racconto, dalle immagini femmine della bellezza della civiltà siciliana all'inizio, fino ad arrivare alle profondità più tenebrose della storia in realtà. Andare soltanto alle conclusioni, c'è uno spostamento, ecco, temporale, e Saitta con un montaggio racconta di fatto, diciamo, l'avvenire, cioè il passaggio chiaramente agli anni 60, con un ritmo martellante, no? Rispetto alla, soprattutto all'industrializzazione, e anche qui c'è, secondo me, la costruzione, diciamo, di un campo in cui lo spettatore viene immerso sia sul piano dal punto di vista, ecco, storico, ma poi con questi movimenti, anche rotture e percezioni, diciamo, praticamente dei corpi, diciamo, di quel periodo, per restituire, ecco, la sensazione poi, per passare invece ancora al perdurare diciamo, della civiltà contadina nelle idee di Saitta. Le transizioni sono da umano a non umano, ma anche, diciamo, sono interamente, diciamo, umano. Lì avevamo praticamente un esempio, e parlavamo poi, diciamo, dei bambini stamattina, ma il passaggio meridiano di questi autori, delineato questi autori, è soprattutto, diciamo, praticamente di morte legata chiaramente, diciamo, praticamente all'estate
di mafia, in cui ricorrono anche qui le stesse procedure che abbiamo visto prima, dall'intermediarietà alla costruzione dei campi, e in cui però i due temi, quello diciamo prendendo dei bambini, che vengono ripresi chiaramente anche in ottica vitalistica, si incrociano a quello della morte, con delle immagini diciamo davvero insostenibili poi nel finale praticamente di Col cuore fermo diciamo Sicilia, e con delle immagini diciamo nel frattempo di bambini morti legati proprio alla mafia, o un bambino che tocca un cadavere, o un animale lì con uno sguardo bruciato che guarda quella scena, e la scena finale del Cuore fermo Sicilia, un bambino con le mosche praticamente sul volto. Nel commento di Mingozzi a Sciascia per scrivere il testo di quella scena, Mingozzi chiedeva praticamente come dovremmo anche bruciare quelle immagini, scusate, recupero diciamo il commento velocemente, non bisogna anche distruggere le immagini della miseria, della fame, si chiedeva. La risposta praticamente a questo quesito forse viene da Francesco Esposito, più che dal testo di Sciascia, che diceva praticamente dovremmo soltanto evitare, no, di trovare diciamo dei luoghi in cui poi la parola giustizia e diritto non abbia senso in qualche modo. E invece il lavoro sul non senso da parte diciamo di Mingozzi insieme a Sciascia porta in qualche modo a quello che dice Francesco Esposito, intanto nella comprensione del paesaggio meridiano. Luce e lutto non sono che facce dello stesso corpo che sfugge da se stesso per andare a prendere le sembianze di un altro se stesso. E allora praticamente viene anche un'altra citazione, diciamo prendendo un commento di Gualtiero De Santi alle affinità elettive dei fratelli Taviani, che riprendeva Beniam dicendo: quel che infine conta nelle opere è il contenuto vitale autentico, tale da ritrovarsi nella materia rappresentata, come ugualmente nell'esperienza dei creatori, nel loro atteggiamento verso quella stessa materia. Grazie. Grazie Giovanna per questo riattraversamento dei tre film, che probabilmente tu hai dovuto un po' sacrificare la questione anche della possibile analisi di una differenza di sguardo. Tu hai sottolineato che Saitta è l'unico autore siciliano dei tre film che hai messo in gioco, quindi questo sarebbe stato probabilmente un ulteriore motivo di analisi, insieme alla questione dei campi di transizione che tu hai presentato, che mi sembra collegarsi alla centralità dell'inquadratura, della costruzione dell'immagine cinematografica, di cui si parlava questa... Quel discorso si diceva prima del non tagliare anche solo nella singola scena. Sì, infatti l'uso del long take come forma assolutamente non neutra. Va bene, grazie. Grazie a voi. Allora, chiamo l'ultima relazione di questa giornata, è stata veramente molto, molto intensa e ricca, Mirko Melanco, che è professore associato presso l'Università degli Studi di Padova, insegna cinema del Reale, è direttore del laboratorio di produzione di documentari, infatti i documentari dal punto di vista sia didattico che realizzativo Mirko si occupa, quindi last but not least, come si dice in questi casi, lascio la parola a Mirko con un intervento dal titolo Marcella Pedone e il Sud Italia, fotografie e filmati sperimentali di un mondo scomparso. Grazie Daniele, grazie agli organizzatori. Sono contento di essere in un luogo così prestigioso come la città di Napoli, con lo Scudetto, e anche questa università meravigliosa nella quale mi sto perdendo, perché ogni tanto prendo un corridoio e non so dove arrivo. Ma neppure quando ho affrontato lo sguardo fotografico e di cinema sperimentale di Marcella Pedone sapevo dove stavo andando. Perché questo volume esce nel 2020 ed è la raccolta di 2 anni di incontri. Lei mi chiamava il carro armato. Io, che avevo già trascorso numerosi anni con Cecilia Mangini, incontro questa signora, anche forse più coreaccia di Cecilia Mangini, nata nel 1919. La incontro il 14 aprile del 2018 a 99 anni. L'ho vissuta fino all'anno scorso, quando è morta, a 103. E sono stati 4 anni straordinari, incontro con una donna nata in una famiglia altoborghese, colta, apolitica, così come Cecilia era politica. Entrambe
iniziano a fare fotografie nel 1953, provenendo da esperienze assolutamente diverse, e fanno le prime loro proiezioni, soprattutto le riprese cinematografiche, nel 58. Poi vedremo come mai Cecilia Magini è una regista, mentre Marcella Pedone è una operatrice sperimentale. In questo libro, che io adesso sinteticamente raccoglierò cinque informazioni che secondo me sono quello che dobbiamo dire oggi per arrivare al cinema di Marcella Pedone Sud, questo libro raccoglie immagini mitopoietiche di Marcella Pedone, ne ha realizzate a livello fotografico 170.000 fotografie, tutte prevalentemente fin dall'inizio a colori. Stiamo parlando di una fotografa che ha iniziato a lavorare freelance nel 1953. Questa è Marcella Pedone. Ha cambiato un grosso numero di macchine fotografiche. Nazionale della Scienza Tecnologica Leonardo da Vinci di Milano, insieme anche alle 170.000 fotografie. E qui siamo nel 2019, quando ha 100 anni e naturalmente resisteva a interviste per anche 5, 6, 7 ore. E naturalmente era molto preparata a spiegarci i cambi di obiettivo a seconda delle necessità e a mostrarci tutte, non solo le sue macchine fotografiche, ma anche i registratori con i quali registrava i suoni, perché poi aveva intenzione di montare quei suoni, come faceva De Seta, sulle immagini che riprendeva con la Benny Howell 16 mm. Quindi una signora piccola, alta 1,50 m, forse un po' meno, che girava in macchina per l'Italia, per l'Europa, con una carrozza, sì, con una roulotte, e aveva un coraggio indomito ad affrontare le strade, ma viene conosciuta in Germania perché appunto lavora per la Rolleiflex, insieme usa pellicole Ferrania Color italiane e quindi incomincia a portare degli spettacoli in giro per l'Europa, soprattutto in Germania e in Italia, mostrando a pubblici molto vasti, come in questo caso, spettacoli multimediali nei quali raccontava zone d'Italia praticamente sconosciute ai tedeschi, che ci avevano conquistati in tutti i modi, ma non erano riusciti a scoprire la bellezza di un'Italia arcaica, che invece Marcella riuscirà a delineare con grande forza. Lei ha fotografato in tutte le regioni italiane, quindi c'è una possibilità importante di razionalizzare la sua impresa a livello regionalistico. Qui la vediamo nel 1965, unica donna fotografa freelance con i fotografi ufficiali della Kodak. Quindi è in un mondo di praticamente soli uomini, così come Cecilia Mangini sarà la prima regista del secondo dopoguerra a realizzare un film. Abbiamo la possibilità con questa foto di delineare un confine veramente quasi impenetrabile, quello di essere fotoreporter, di essere una freelance in questo periodo storico. Questa è la sua macchina, come vedete sopra, questa è la prima di comprare ancora, siamo nelle Dolomiti Lucane, e Marcella Pedone lì sopra, la macchina è quella bianca, ha il suo letto portatile, e in zone come la Barbagia piuttosto che la Spromonte oppure queste montagne che stiamo vedendo, dormiva e preparava i suoi servizi fotografici, fungendo, lavorando in funzione etnologica, quindi quando si parla di antropologia, etnologia, o quando parliamo di De Martino è meglio sempre comunicare il fatto che è un etnologo piuttosto che un antropologo, sono questioni sottili, ma la differenza è anche quella che lei viveva nelle comunità, perché si impossessava, come dire, degli usi e costumi, e vivendo con le persone che poi fotografava creava delle relazioni molto importanti dal punto di vista della intimità che si creava con chi incontrava. Gira l'Italia e cerca di cogliere degli sguardi importanti, ma oggi si parlava di antropomorfismo,
E quando abbiamo introdotto io e Romina Zanon, che è una ricercatrice, adesso è una dottoranda, soprattutto si interessa di donne e fotografia del XX secolo, sta realizzando una tesi di dottorato con un campione di 40.000 fotografie, parlerà, scriverà di sette fotografe, tra queste ci sono appunto Cecilia Mangini e anche Marcella Pedone, ma sono materiali che lei sta guardando con uno sguardo nuovo proprio per identificare un lavoro molto complicato per le donne in un periodo storico nelle quale era difficile veramente lavorare con tanti uomini che facevano quel mestiere. I protagonisti del racconto restano sempre gli abitanti del luogo in cui si realizza l'azione, a tutto dello spazio reale, di quel paesaggio e di quell'ambiente fatto di terra e di mare. In quel luogo essi perpetrano gesti come fossero parte di un'unica figura antropomorfica. E proprio nella semplicità dell'atto quotidiano, il processo di esposizione estetica assume la sua massima consacrazione divinatoria, laddove la naturalezza umana si fonda con la fotogenicità come pura essenza dell'essere. Per Marcella, questo riscontro, che è molto viscontiano, se ricordiamo l'articolo nel settembre del 1943 su Cinema Visconti, che praticamente è l'unico manifesto che è anticipatorio di quello che sarà il neorealismo, si parlava appunto di personaggi del reale, dell'attore che deve essere e far parte della realtà. Marcella capisce che la vera fotogenicità sta nel cogliere, come in questo momento, due persone che vivono nell'atto che viene rappresentato, una estrema naturalezza. Nel connotare territori e paesaggi di valenza spirituale agiscono essenzialmente due componenti, quella naturale, cioè gli elementi fisici, biologici, astronomici più caratterizzanti del luogo, e quella umana, con il suo corredo di tradizioni, cultura, religione, organizzazione sociale e storia. Il sentire sprigionato dei luoghi e il fascino della loro rivelazione contribuiscono alla loro caratterizzazione e costituiscono un aspetto da comprendere e studiare per istituire un'immagine il più possibile completa degli stessi, poiché le emozioni soggettive, grazie all'interazione sociale, si sedimentano nella coscienza collettiva, contribuendo a formare i sistemi di rappresentazione della comunità, fino a farli diventare patrimonio culturale come visione del mondo e ideologia identitaria. Non spiego le immagini che vedete perché nel libro che vi ho citato sono raccontate e analizzate una per una, però magari citerò delle fotografie che vedete in questo breve passaggio di immagini che sto costituendo. Per quanto riguarda la fotografia, è possibile asserire che la pratica dello scrivere con la luce è sin dai primordi contraddistinta da un rapporto privilegiato con il paesaggio. Una lunga tradizione vedutistica di matrice romantica e idealista, dove l'obiettivo è rivolto esclusivamente all'identità naturalista e architettonica dei luoghi, a partire dal secondo dopoguerra la fotografia inizia a interpretare il paesaggio come un contesto sociale dell'uomo, mediante diverse matrici linguistiche, di esplorazione, conoscenza e classificazione del mondo, ma anche di testimonianza e memoria, tanto dell'istante irripetibile, quanto della stratificazione e della permanenza di ciò che è durevole. Il corpus fotografico di Marcella, dedicato al territorio italiano, si inserisce nel solco di questa tradizione, raggiungendo tuttavia esiti estetici e narrativi diversi. Nello specifico, il suo obiettivo si apre al paesaggio attraverso una duplice chiave di lettura. La prima progetta l'ambiente naturale, la seconda il territorio quale palinsesto, ovvero stratificazione dei segni della antropizzazione di un dato territorio, traccia materiale, fonte per l'osservazione e lo studio del processo storico e quel luogo che quel luogo ha prodotto. La prima percezione analitica riguarda la scoperta di spazi inconsueti e incontaminati, che oggi si possono considerare punti di osservazione. E grazie all'attività certosina che al tempo ha contraddistinto gli scatti di Marcella, offrono l'opportunità, solo per fare un esempio, di verificare quanto sia morfologicamente mutato il territorio,
anche per comprendere i meccanismi che hanno o potranno causare cambiamenti futuri. La seconda considerazione è che il paesaggio, nella sua accezione culturale, come espressione concreta dell'identità comunitaria, raffigura il territorio come insieme di elementi topici, di realtà fisiche e culturali, indiscindibilmente unite e comprensive, pur rilevando a epoche storiche diverse, continuamente modificabili e modificate, le cui relazioni sono analizzabili sia in senso sincronico che diacronico, cogliendo lo status e l'evoluzione intercorsa. Questa fotografia è stata realizzata da Marcello Abbadone nel 1954 dall'altra parte dello stretto di Messina, dove veniva realizzato il film Il tempo dei pesci spada di Vittorio De Seta. Si sono trovati contemporaneamente a realizzare questo documento di un mondo perduto, come diceva Goffredo Foppi, che non solo è stato rappresentato da Vittorio De Seta, ma anche da Marcella Pedone, sconosciuta fino a qualche anno fa. Questa è sul Fatara, se ricordate anche il documentario di Vittorio De Seta, un'altra analogia, stesso periodo storico, un po' dopo questa, ma guardate i colori, questa piccola donna si portava i fari di sotto nelle profondità delle miniere e realizzava da sola il set fotografico, antropomorfico, riusciva a mettere i personaggi che venivano fotografati in estrema confidenza ed era non una cosa da poco. Spostando l'obiettivo verso lo spazio agreste del centro-sud Italia, la fotografa svela un'umanità capace di, disseminare la terra di nuovi segni architettonici, contraddistinti da caratteri di unicità e ripetibilità. La pietra dà vita ad agglomerati urbani di straordinaria bellezza e pregnanza culturale, come i remoti villaggi della montagna terremana, prospicente il Gran Sasso, Montorio, Alvomano, Terano, i trulli campani, donne che lavorano, trulli in Campania, le abitazioni scavate nel tufo e sull'isola di Ischia, casa scavata nella roccia Ischia, le case che si arrampicano sulla roccia della verticale di Positano, casetta presso Positano in stile saraceno su roccia 1960, il romantico borgo marinario di Sant'Elia sul mare palermitano, Sant'Elia Palermo. Insomma, una copertura spaziale di incredibile interesse geografico antropomorfico, quella che Marcella ha condensato in queste sue opere. Nel contesto, dunque, il paesaggio assume valore identitario, poiché costituisce un riferimento tendenzialmente esclusivo per popolazioni profondamente radicate nel proprio ambiente di vita. In esso queste riconoscono non soltanto i propri segni, ma anche quelli delle generazioni che le hanno precedute. In questo senso, dunque, il valore del paesaggio come veicolo di identità culturale è dovuto anche alla continuità con cui le generazioni presenti e quelle passate hanno agito nel proprio ambiente di vita, dando coerenza alle forme del paesaggio. E quindi queste fotografie, qui siamo a Matera, prima abbiamo visto delle fotografie in bianco e nero, Marcella con dopo la Rolleiflex le altre macchine, lì era molto attenta a specificare tutti i passaggi tecnologici che sono avvenuti nel XX secolo, quindi anche una lezione di tecnologia fotografica, quella che ci ha lasciato, che trovate in questo libro. La scelta della prospettiva angolare permette a Marcella, di far sì che l'apertura dell'arco non conduca il nostro occhio verso il passato, bensì all'urbanizzazione moderna dell'area circostante, in un continuo storico di evoluzione culturale. Quest'ultimo aspetto è visibile anche nelle immagini raffigurante il paesaggio di Sassi di Matera, negli anni della sua trasformazione in spazio residuale. Siamo arrivati al sud, sto quasi finendo la mia carrellata di immagini, questa è Sant'Elia Palermo, completamente stravolto questo paesaggio in 4-5 foto che lei nel tempo ha fatto proprio dalla stessa angolazione perché amava molti territori, gli piaceva proprio lasciare traccia del segno del cambiamento.
Abbiamo visto che quando l'obiettivo di Macella si sposta verso il sud d'Italia, cambiano gli scenari dell'attività lavorativa e le forme dell'economia rurale. I pascoli delle montagne dolomitiche, le floride pianure dell'area veneto-lombarda, gli allevamenti delle colline umbre e toscane lasciano spazio alla dimensione della strada, della misura e del mare, luoghi topici della vita operosa delle classi umili meridionali. Se varia il repertorio tematico, l'approccio autoriale rimane invariato. Attraverso un umanesimo realista e apolitico, l'autrice restituisce la struttura sociale delle aree di campagna in immagini prive di nostalgia, esaltazione o di pretesa di museificazione. Non vi è alcun idoleggiamento dell'arcaico, ma la consapevole scelta di fermare lo sguardo su determinati aspetti della realtà, con l'obiettivo di renderli fattori di consapevolezza dell'identità storica di un popolo. In maniera intensa rispetto al centro e al nord Italia, nel mezzogiorno la strada è vincolo di vicinato, prolungamento della casa, estensione sociale, spazio comune condiviso per attività lavorative e si anima delle più disparate attività commerciali, mercanti, artigiani, scrivani e racconta storie. Questa è la famosa vedova bianca ad Erice, va in questa chiesa, scomparso naturalmente il marito che si è sposato in Germania e ha avuto figli con altre donne, e qui il cantastorie di cui abbiamo sentito, il caretto siciliano si trasforma in questa 600 multipla. Guardate la folla che si attorna al manifestare di questo cantastorie, e questa è verso la mattanza del tonno, il saluto al sole. Siamo a Mazara del Vallo nel 1965. I colori, le forme, tutte quelle che sono le sfumature degli ambienti sono per Marcella Pedone assolutamente un continuo lavoro estetico e anche tecnico, tecnologico per poterlo attivare. Qui siamo alla mattanza del tonno, non è a colori ma girato anche con la Benny Howell a colori. Purtroppo questa è la copia lavoro e vi mostro, se ricordate le sequenze, insomma le immagini stamattina di Vittorio De Seta, siamo nel 1959 alla mattanza del toro, del tonno. Queste sono immagini che lei riprende. Pensate che aveva la Rolleiflex oppure le altre macchine fotografiche, un registratore con il quale registrava i suoni e anche dall'altra parte che cosa? La possibilità di dare profondità sonora alle immagini che vediamo. Qual è la sostanziale differenza, come dicevo prima, tra Macella Pedone e Cecilia Mangini? Il fatto che Marcella non è mai riuscita a montare e portare in sala queste immagini, perché a un certo punto è fallita la Ferrania Color, era Guido Bezzola, direttore della rivista Ferrania, che l'aveva detto: perché tu non prosegui la tua esperienza, sei così brava con le fotocromatie, lavora con le pellicole Ferrania Color sperimentali. Lei lo ha fatto, ha ottenuto ottimi risultati, però non sono mai stati montati, quindi non c'è il visto censura. E qui vi lascio solo quest'ultima immagine delle arance che vengono tagliate per diventare bicchieri di vino. Siamo in Sicilia e con questa immagine termino la mia relazione. Allora, grazie Mirko. Interessante quest'ultima relazione, è stata una sorta di controcampo di tante relazioni, di tante immagini che si sono viste, perché attraverso lo sguardo di Marcella Pedone si creava un rapporto, un cortocircuito con le immagini di Seta, con le immagini di Pasolino, le immagini di Rossellini, penso anche, no? Alla mattanza dei tondi in Stromboli, e al tempo stesso il controcampo che cambia le carte in tavola, che c'è un lavoro sull'immagine che non è lo stesso. Qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, che però non faremo, perché il tempo è finito, in realtà il convegno non è finito, continua, e quindi, e soprattutto, abbiamo 10 minuti.
Allora, quindi abbiamo 10 minuti per, veramente le relazioni sono state molte, ma se ci sono appunto domande, ce n'erano prima delle questioni che non abbiamo potuto fare. Carmelo? Questo è acceso, sì. Cerco di essere rapido e randomico. Allora, alcune questioni intorno a Matera, cioè la lupa. Il tema è, poiché esiste il fondo Padellani, in parte sono state pubblicate, il tema è, uno dei temi possibili è capire realisticamente e fare un lavoro analitico che non è fatto nella pubblicazione che c'è stata di questi materiali, perché Padellani aveva due obiettivi, tre momenti su Matera con l'Attuada. Fa il reperage, anche se l'Attuada sarebbe stato in grado di farlo tranquillamente, ma che è un Padellani. È assistente alla regia, ma fa le foto di scena e alcune foto sono libere rispetto alle... non sono le foto di scena. Quindi probabilmente un lavoro utile analitico sarebbe costruire questo contesto, questa costellazione, per capire effettivamente alcuni passaggi in più. Credo che poi ci sia un problema però più serio e più complicato, perché sostanzialmente, giusto per fare un esempio, Seymour ci va perché fa la campagna sugli orphans e quindi dentro una sfera completamente diversa. Altra partita sono le foto che verranno fatte non solo sul lungo periodo, ma già soltanto nell'arco fino al 54-55, e che vedono una serie di operazioni di fotografiche, per esempio americane, riguardo alle forme di verifica di quello che faceva Lunra Casas, che costruiva in quel momento sotto l'egida di Olivetti. Tutta questa partita, giusto per dire che la partita lì è piuttosto complicata, perché c'è un vero palinsesto di istanze fotografiche, di forme dell'istituzionalizzazione e di forme del resoconto, e perché Matera diventa il punto di scandalo, ma anche il punto, virgolette, progressivo della cultura e della guerra che c'è culturale dopo il famoso discorso di Togliatti, tra la DC, che istituisce una sua forma di ricostruzione di Matera attraverso il piano di vicinato, che lavorava già nel 30 e poi continua a lavorare, e ci sono le foto di Piccinato, che sono ancora un'altra storia, rispetto a, diciamo, lo scandalo che c'era stato, e quindi si costituisce come una specie di territorio importante di discussione intorno al concetto di moderno, con tutto quello che ne comune, e soprattutto agli architetti, diventa una guerra anche tra gli architetti, nel senso buono. Vabbè, ma ne possiamo parlare anche altrove. C'era una cosa che... mi veniva in mente invece rispetto alla questione delle mistiche. Simona, ecco. Allora, io non voglio sbagliarmi, ma le foto di Pinna sono un reenactment. Le foto di Pinna sono un reenactment. Reenactment puro. Le foto di Pinna sono reenactment puro. E anche il film di Mingozzi. Cioè, il punto è uno. Dentro questi processi la ricostituzione filmica italiana è totalmente diversa dal lavoro che viene fatto da Rusch. Rusch stesso negli anni 50 non comprende alcune cose di quello che sta facendo. C'è un ciclo, INND, dove le forme rituali vengono rifotografate 20 anni dopo e solo allora si rende conto che i tempi morti sono centrali. Soprattutto perché il lavoro di assistenza delle cosiddette invasate, non mistiche, possedute, quello che vuoi, fondamentalmente era un lavoro sul tempo morto, dove la comunità costruiva continuamente le forme stesse del rito, non erano l'apice, il climax. Il climax è un problema nostro di montaggio. Rusch si rende conto che il punto nasce dopo, la questione è la durata. Evidentemente un film non può tenere 3 giorni di rito. E quindi inevitabilmente costituisce costitutivamente un'idea di montaggio, perché diceva
Poi non è solo questo, perché nel frattempo nasceranno altre pratiche di filming, eccetera, eccetera, però questa questione è lì. Quindi, c'è un ordine di problema, che sono gli oggetti. Gli oggetti in quanto tali. Poi probabilmente c'è un ordine di sensuazione dell'immagine, anche quello è una questione che si può provare a dirimere. Le foto della Samugeo sono foto femminili e quindi sono di foto di prossimità, le foto non femminili sono foto dentro una forma di distanza, quando però diventano reenactment in qualche modo le distanze si accorgono. E tutta la partita si gioca dentro anche un pregresso, perché in realtà non è De Martino che per primo fotografa età, ma è Martin sul suggerimento dell'Albini. E i materiali vengono pubblicati prima su Cinema Nuovo e sono quelli di Martin, che sfuggono all'immagine e alla cultura in quel momento, cioè, non, pur collaborando con Cinema Nuovo, ma sono sfuggiti a... Non ne fa mai menzione, infatti, negli scritti di Martin. Quindi, secondo me, lì ci sono parecchie partite che si giocano. Per esempio, c'è una partita complessa da sottoporre ai film musicologi, sino a le musiche che accompagnano le forme terapeutiche, quelle che sono anche restituite e trascritte da nella prima edizione della Terra di Rimorso, sono completamente diverse. Non sono musiche iterative, percussive e sincopate. È una musica sostanzialmente su base ternaria medievale, che viene poi con una serie di varianti riproposte. Tutto questo è questione da porre, anche perché quello è un tema centrale dentro quella forma di questione. E, dopodiché c'è ancora un'altra partita che oggi è stata toccata spesso De Martino, e che riguarda in parte anche quanto ci diceva prima Simona. In realtà c'è una questione italiana nella storia dell'antropologia che è quella di trascendere negli anni 50 la dimensione olistica. Cioè la dimensione per cui un solo villaggio diventa the world culture, modello che è classico dello strutturale funzionalismo degli anni 30, comincia a saltare sempre di più. E quindi si studia in forma di area. Sono aree piccole, attenzione, non sono gli studi areali che poi toccheranno altre parti del mondo, sono aree piccole. Però scatta il problema della comparazione. Ed è un tema abbastanza centrale all'interno dei cosiddetti viaggi o che lui chiamava spedizioni, continuava a chiamarle con un refrain un po'... Infatti la variante radiofonica, quella per cui abbiamo le trascrizioni che sono state restituite dei programmi radiofonici degli anni 50, si chiamavano spedizioni. Un po' curioso. E in realtà lo erano, perché lavoravano con 7, 8, 10 persone, non era l'antropologo e etnologo che da solo, ma non era stato neanche Lévi-Strauss. Lévi-Strauss andava, sono 10 quando va a fare i suoi viaggi, e ci va con 4 tonnellate di materiali da regalare ai nativi in modo da avere in cambio materiali. Cioè, esattamente ancora siamo dentro, persino con Lévi-Strauss, nel modello positivista. Il modello della grande spedizione, questo è, cioè si andava dentro questa cultura. Il tema italiano è che bisogna porsi questo problema della comparazione, quindi anche di queste raccolte di materiali, perché si trascende già il piano, diciamo, olistico, non ce la si fa. Ultima cosa che dico e mi taccio, la questione del ritorno a Matera, per esempio, del ritorno fotografico in quei luoghi. Un oggetto molto curioso da studiare, in generale, è le 13 foto che formano un telero che viene fatto per Italia 61 e che sono di carbone. Carbone torna con Carlo Levi nel 60 a Matera. E compone un lavoro che poi avrà due fasi. Un primo lavoro serve per i teleri e poi altre foto. Sono un fondo di 37-38 foto. Quello che è sopravvissuto, poi magari sono altro. Però è interessante che Matera diventa una sorta di nodo
del moderno, perché nelle celebrazioni di Italia 61 c'è un telefono con le foto di Matera curate da Levi, Carlo Levi, che torna i luoghi, i stici, tutti i luoghi sostanzialmente della sua scrittura e del suo confino, e torna con questa azione. Allora, tema interessante è che Matera viene giocata continuamente dentro questo palinsesto della modernità, da costruire e ricostruire continuamente e da attualizzare in qualche modo come in una fase politica, per cui sarebbe da guardare e sarebbe da studiare e ricostruire esattamente, anche andando a guardare gli archivi a Torino di ciò che è rimasto su tutta la costruzione di Italia 61. Mi viene in mente così, io non l'ho mai studiato, ero sempre curioso, se qualcuno ci va e ci scrive, io sono anche contento, così leggo volentieri. Ah, grazie Carmelo, io faccio una proposta che verrà accettata perché sono io qui sul tavolo, vale a dire che quello che tu hai sollevato è in realtà un coacervo di questioni che andrebbero discusse successivamente, visto che comunque ci sarà la cena, ci saranno domani anche altre occasioni. Propongo questa cosa anche perché propongo anche a Malvina, Stefania e Simona, insomma, di parlare con te, ma anche gli altri, perché poi in realtà tu hai messo in gioco una serie di cose che si sono incrociate nei vari interventi. A proposito di cena, Massimiliano Caudio si credo che abbia delle informazioni. Sì, un'informazione per la cena per i relatori: si terrà presso l'osteria della Mattonella, che è in via Giovanni Nicotera, che è a 10 minuti da qua, o comunque a 10 minuti da Piazza del Plebiscito, giusto per darvi un'idea. In orario meridiano alle 21.15, quasi andaluso, diciamo, giù di lì, 21.15 all'osteria della Mattonella via Giovanni Nicotera, e quindi ci vediamo, avete tempo per chi vuole tornare in albergo o fare un aperitivo o andare a vedere il murales di Maradona, ovviamente. Grazie a tutti e tutti.